passeggiando in bicicletta tanto a te. La Toscana si sta attrezzando, in questi 5 anni noi andremo a triplicare quella che era la dotazione delle ciclovie e delle ciclopiste nella nostra regione. Ma che faccia rossa da bambino. La Toscana si muove e lo fa soprattutto su due ruote. Sta prendendo forma a grandi passi la ciclovia dell'Arno, grande dorsale ciclabile che, integrata con il sentiero della Bonifica, rappresenterà l'asse portante del sistema regionale delle ciclovie. Ai piedi della sorgente dell'Arno, il Monte Falterona, a Stia, è stata inaugurata la parte iniziale della più grande tra le ciclovie toscane. Con quegli occhi allegri accesi, entusiasmo ragazzino. Questi 400 chilometri di infrastruttura che porteranno i ciclisti ad attraversare la Toscana con una proiezione verso il lago di Chiusi attraverso il sentiero della Bonifica e poi per arrivare sino a Pisa. Si tratta quindi di una delle più belle ciclovie d'Europa perché darà l'opportunità di entrare in contatto e di gustare valori ambientali straordinari, valori di carattere paesaggistico ma anche storico-culturale. Basti pensare che saranno attraversati i centri storici di Firenze e di Pisa. Il cosiddetto tratto della sorgente, lungo 16 chilometri, altamente simbolico e di grande bellezza paesaggistica, collega Stia alla zona industriale di Castel San Nicolò e Ponte a Poppi a Bibbiena, dove si congiunge al tratto già realizzato. È una grandissima festa perché questi primi 16 chilometri di ciclovia dell'Arno hanno anche un altro valore simbolico. Sono la partenza di questa straordinaria infrastruttura che attraverserà la Toscana e darà grandi opportunità di poterla visitare sia dal punto di vista delle comunità locali ma anche come attrazione turistica. La ciclovia dell'Arno sarà un punto di riferimento della mobilità ecosostenibile anche grazie all'intermodalità. Il percorso toccherà 40 stazioni ferroviarie, offrendo un'opportunità importante per l'integrazione tra treno e bici. Non solo, la regione conta anche di dare ulteriore impulso allo sviluppo del cicloturismo, cresciuto di oltre il 40% negli ultimi 5 anni. Ma per noi è il coronamento di un sogno, anche perché avere qui nel comune di Prato Vecchio Stia la partenza della ciclopista dell'Arno non è soltanto un grande orgoglio, e vedete in che ambiente, in che contesto anche ambientale è imperniata, ma soprattutto sarà un'occasione di sviluppo, come diceva l'assessore, veramente fondamentale per questo territorio, un territorio delle aree interne come tutto il Casentino, e l'occasione del cicloturismo per noi è irrinunciabile per sviluppare davvero una nuova forma di sviluppo territoriale che possa portare ricchezza sul territorio. Ad oggi il 55% della ciclovia dell'Arno è già percorribile e il restante 45% sarà realizzato entro l'inizio del 2021.